Buongiorno a tutti, bentornati nella mia enoteca e nella terza ed ultima puntata dell'edizione natalizia del Baby con Mosca. Benissimo, abbiamo finito la scelta forsennata del regalo perfetto. Abbiamo terminato la maratona di cibo che è partita dal 24 sera ed è finita il 26 sera. E siamo arrivati nel momento dell'anno in cui bisogna dimenticare tutte le parti brutte, gli errori commessi in questo anno e pensare ai buoni propositi per l'anno prossimo. Nel momento in cui possiamo ubriacarci con gli amici senza pensare a troppe minchiate e goderci questa serata in allegria. Bene, io vi consiglio sempre di iniziare con la bottiglia più importante che avete portato, perché arriverete a livelli tali in cui non saprete neanche riconoscere vostra madre, non saprete più il vostro nome, inizierete a camminare in verticale per il balcone di casa degli amici, creando sì ironia e rarità, ma rischiando anche la vita. E la cosa peggiore è non capire il vino che state bevendo. Attenzione! Io quella sera consiglio di bere nella prima parte bollicine fino alla sbocciata della mezzanotte, perché la bollicina crea gioia, crea gruppo, più che creare, ti fa sentire davvero il momento speciale. Champagne, metodo classico Trento Doc, che con la sua finezza ed eleganza può accompagnare benissimo tutta la serata, oppure chi non ama queste note di lieviti a naso o in bocca, consiglierei una ribona gialla spumantizzata, che è molto fruttata, molto fresca e piacevole. Per il post sbocciato invece consiglierei di fare dei gin tonic per scaldare un po' più gli animi. E allora, cosa c'è di meglio che un box Italian Mule? Bottiglia di Robin Martin Gin, gin non filtrato, con bicchieri in latta per mantenere il ghiaccio sempre abbastanza vivo e 10 bottigliette di pimento, che è un ginger beer con dentro pepe nero giamaicano. Aggiungete solamente menta e lime e creerete un gin tonic particolare e freschissimo. Per chi ama invece le spezie mediterranee, io consiglio un Ginever, oppure chi ama più la parte agrumata, un Copperade. Benissimo, una volta che voi avete finito di brindare e iniziate la vera festa, quindi con musica e chiacchiere e tante risate, arriverà il momento in cui troverete la vostra preda, la guarderete, le preparerete un grandissimo gin tonic e dopodiché partirete all'attacco per quello che succederà dopo. Bene, che altro dire? Buon anno e bevi con Mosca!